Buongiorno beatmaker, in questo video andremo a vedere come ho fatto un beat alla easy. Quindi ragazzi, questo è uno dei beat più semplici che io abbia fatto. Andremo a vedere tutta la parte che riguarda la melodia soprattutto. Vediamo tutta la melodia fatta in modalità tipo arpeggio. Questa melodia arpeggio, praticamente ci sono gli accordi che sono praticamente da questi accordi partono questa prima melodia. Poi c'è un'altra parte che riguarda il basso. Il drum kit, ho usato quasi tutto il drum kit di ISOS. Come strumento ho usato soltanto Xpand e Omnisphere. Omnisphere non mi è servito quasi di un granché perché mi serviva giusto per rafforzare l'arpeggio, la melodia di arpeggio. Poi dopo ho messo questa automazione con i gross beat per rallentare l'arpeggio. A un certo punto, quando inizia la strofa, per rallentare l'arpeggio, così dà al beat un'altra forma, ecco, gli dà più o meno gli dà quel tipo di beat, come voi sapete ragazzi, alla easy, no? Che nel senso che alla strofa, quando entra la strofa, gli strumenti si devono sentire un po' più bassi, nel senso che devono essere tutto, deve essere un po' camuffato, nel senso che sentito però deve rimanere qualcosa di dark, un po' dark per così dire, un po' dark. E quindi per questo ho messo questo gross beat, così dà quella sensazione verso diciamo, dalla strofa in poi. E quindi ragazzi, come vedete, ho messo un po' di crash, ho rovesciato un sacco di crash per fare quello che vedete qua sotto, per fare questi qua. E praticamente, ragazzi, è facilissimo, il beat è facile e efficace. Comunque ragazzi, questo era tutto. Se volete il progetto, scrivetelo sotto nei commenti. Peace.